Comunque, vediamo questa fantastica soluzione per marcare il fitto ok in legno. Il marcatore di destra ha un'altezza di stampa di 25 mm, mentre il marcatore di sinistra ha un'altezza di stampa da 100 mm. Entrambi i marcatori utilizzano delle cartucce base acqua. Ovviamente su superfici risultano bagnate, consiglio di andare con cartucce comunque base solvente. È molto semplice l'utilizzo perché l'operatore può solo esclusivamente modificare il campo variabile che è il codice di tracciabilità con lotto. Vediamo come in questo caso come si può modificare un testo e procederemo subito alle marcature. I due marcatori, sia quello da 100 mm che da 25 mm, vengono dotati di una dima. La dima ci permette di eseguire una marcatura molto bella e nitida, proprio perché delle volte la superficie del legno non è proprio perfettamente eredicata. Vedete? Come è perfetta la stampa, come si legge tutti bene i caratteri. Ovviamente adesso in questo caso stiamo utilizzando dei dadi di esempio. Ecco, il marcatore grande è più idoneo magari quando io dovrò andare a marcare delle casse. Per quanto riguarda la marcatura su casse o anche su pallet, in questo caso il tacco del pallet, è preferibile andare con il marcatore da 25 mm. Anche questo avrà sempre i campi fissi e l'unico dato variabile è il codice di tracciabilità. Inoltre questi marcatori hanno una facilità di utilizzo sia da un punto di vista di digitare i codici e le variabili, ma anche a livello di manutenzione, perché una volta finito l'utilizzo si apre, si toglie la cartuccia, come vediamo questo qui è più piccolo, tanto il concetto non cambia, e poi la cartuccia va riposizionata nell'apposito clip di protezione per l'utilizzo successivo. Quindi se dovete marcare il fitto ok, noi abbiamo varie soluzioni per qualsiasi esigenza. È un dispositivo totalmente autonomo, puoi editare qualsiasi messaggio, aggiungere immagini tramite cavetta, batteria di grande capacità, è lo strumento più versatile e idoneo per qualsiasi esigenza di marcatura.